reflect the peace. Ragazzi, iniziamo. Allora, ragazzi, vi ricordo, ve l'ho già scritto su WhatsApp, però vi ricordo, anche questa sera, che domani con gli FO faccio lezione 12.30, 14, di solito inizio 12.45, finisco 14.15, e invece con voi 14.45, quindi 15 minuti più tardi, e finiamo 16.15, ok? Provate pazienza, ho un impegno accademico giusto lì in mezzo, mi sono dettagliato una finestra temporale che mi permette di andare a firmare il consiglio di dipartimento. Va bene. Allora, riassunto delle puntate precedenti e eventuali chiarimenti da parte vostra, se serve. Allora, finora io prendo sempre come punto di riferimento l'esame, che penso sia la cosa che mi interessa di più. Allora, partiamo dalla prima parte, esercizio sullo studio, sull'immagine della funzione, lo abbiamo visto con i grafici elementari. Poi abbiamo fatto dominio e segno della funzione, intervalli di positività, e quelli li abbiamo studiati utilizzando le disequazioni che abbiamo ripassato assieme. Dopodiché abbiamo detto, ci serve nel grafico di una funzione cercare di capire da dove partiamo e dove arriviamo. Quindi abbiamo visto i limiti e in particolare abbiamo visto i limiti che si possono risolvere in modo elementare, cioè quelli che non possiamo risolvere senza utilizzare i parametri che vedremo questa settimana, eccetera, la velocità. Limite elementare, quindi, dopodiché abbiamo detto, ok, a questo punto mi servirebbe capire dove una funzione è crescente o decrescente. E abbiamo introdotto il concetto di derivata. Abbiamo visto che sono tre oggetti collegati tra loro. Il primo è la derivata di una funzione, il secondo è il limite del rapporto incrementale, il terzo è il collegamento del limite del rapporto incrementale con la funzione originale, e cioè il limite del rapporto incrementale se esiste non è altro che il coefficiente angolare della retta tangente della funzione di continuo. Chiaro? Più o meno il logico? Ok, abbiamo detto, caspita, allora ci serve cercare di introdurre delle formule di derivazione, e cioè un qualcosa che assomigli a una cosa di questo tipo. Derivata fatta rispetto a x di x alla n è uguale a n volte x alla n meno 1, dove n è una qualsiasi frazione. Questa è la prima formula di derivazione che abbiamo introdotto. Cosa significa? Significa che noi prendiamo una funzione e restituiamo, quindi prendere una funzione e restituiamo la derivata di quella funzione. Cosa serve la derivata? È la funzione di collezione in ogni punto della funzione originale, il limite del rapporto incrementale, se esiste finito. Per questo esiste sempre finito, e quindi abbiamo in qualche modo una correlazione, una funzione tra una funzione da una parte e una funzione dall'altra. Ok? Ci siete? Abbiamo una funzione tra spazi di funzioni, detto bene, insomma, non voglio. Abbiamo anche visto che questa stessa funzione può essere utilizzata per ottenere, questa stessa formula può essere utilizzata per ottenere la derivata delle funzioni radice, come abbiamo fatto al posto di n, abbiamo messo un mezzo e abbiamo ottenuto questa formula. Abbiamo poi visto la derivata fatta rispetto a x di e alla x, questa non l'abbiamo dimostrata, ma abbiamo fatto qualche passaggetto e ci siamo resi conto che, a parte un integrale, come ho detto fa 1, questa altro non è che è la x. So già che avete passato un bruttissimo fine settimana, e cioè siete tristi, perché in realtà eravate tristissimi, perché non sapevate ancora cosa faceva la derivata di logaritmo. Quindi avete detto, mamma mia, tutto il sabato sera a pensare cosa poteva fare, come era bene. E oggi ci sarà un momento, uno spazio di felicità in questo corso triste. Allora, perfetto, mattoncini Lego. Ok ragazzi, cambio penna adesso, perché da un lato mattoncini Lego, dall'altro istruzione di montaggio. E quindi adesso come? A partire da funzioni di cui conosciamo le derivate, sappiamo costruire le derivate in funzioni più complesse. La cosa più facile è, intanto prima di tutto vediamo la somma di due funzioni. Se io conosco la derivata di una somma, cosa succederà? E questo è quello che ci
occuperà adesso i prossimi minuti. E cioè voglio cercare di capire cosa significa fare la derivata di una somma di due funzioni. Tecnicamente cosa significa, ragazzi? Significa che stiamo facendo il limite del rapporto incrementale di una somma di funzioni. E cioè è come se la nostra funzione adesso fosse questo oggetto qui che ho evidenziato in giallo. Quella lì è la nostra funzione. E per questo noi andiamo a costruire il rapporto incrementale. Ma noi sappiamo che il rapporto incrementale per una funzione è f di x più h meno f di x fratto h. Ok? Qui adesso abbiamo limite per h che tende a 0. Adesso tutto questo oggetto qui è la mia funzione. E quindi devo prima scriverla tutta calcolata in x più h. E quindi f di x più h più g di i, g di x più h, tutto assieme, vedete ragazzi, tutto il blocchetto, meno la stessa funzione calcolata in x, il blocchetto è di nuovo f di x più g di x, tutto fratto h. Mi avete seguito? E cioè ho scritto il limite del rapporto incrementale per quella somma di funzioni. Cercherò di dedurre qualcosa a partire da questo limite del rapporto incrementale. E in questo caso è molto semplice, perché guardate, se io scambio il secondo con il terzo addendo nella formula, ottengo il limite per h che tende a 0 di f di x più h meno f di x fratto h, se volete, più g di x più h, x più h, meno g di x, tutto fratto h. Adesso abbiamo il limite di una somma, ma noi sappiamo che il limite della somma è uguale alla somma dei limiti, se i limiti esistono sono finiti, algebra dei limiti finiti. Ma caspita, se il primo limite, se la prima funzione è derivabile in x, e la seconda funzione è derivabile in x, il primo limite mi dà proprio f' di x e il secondo limite mi dà proprio g' di x. Vedete? A patto che le due funzioni siano derivabili in quel punto. Quindi otteniamo che la derivata di una somma, cosa che sapevate già, altro non è che la somma delle derivate. Ci siete? E questa è una prima formuletta che ci mettiamo da parte tra le istruzioni di montaggio. Dubbi? Attenti. E se per caso io qui ci metto un meno? Beh, se io ci metto un meno, significa che ho un meno qui e un meno qui. Lo vedete? Perché qui c'è il meno. Quindi a questo punto metto un meno qui e un meno qui. Allora, questo meno qui, osservate, viene meno e questo mi diventa più. Quindi qui devo raccogliere un meno per avere il rapporto incrementale. Quindi diventa meno questo e diventa meno questo. E quindi, così come la derivata di una somma è la somma delle derivate, la derivata della differenza è la differenza delle derivate. A patto che le due funzioni che abbiamo a destra siano derivabili. Questa è una cosa importante perché ci permette di smontare, vedete, una funzione più complessa in una funzione più semplice. Ad esempio, il classico esempio di questo caso, di applicazione immediata di questa formula è il polinomio. Ebbene, faccio subito un esempio molto facile. Adesso siamo in grado di fare la derivata di tutti i polinomi, perché io posso fare la derivata fatta rispetto a x di x alla terza più x alla seconda meno x più 1, e ottengo derivata di una somma, somma delle derivate, derivata fatta rispetto a x, x alla terza, più derivata fatta rispetto a x, x alla seconda, meno derivata fatta rispetto a x di x, più derivata fatta rispetto a x di 1. Il primo quanto fa? 3x quadro più 2x meno 1 più 0. Perché la derivata di una costante fa 0? Allora, potete vederla da un lato come un'estensione della formula di prima.
se proprio volete, così non me la dimenticate, guardate. Quanto fa la derivata di x da 0? Farebbe 0 per x da meno 1, e cioè 0. Ma, quanto è la ma cos'è x da 0? È 1. Ok, se volete. Più corretto, ok, quindi questo lo metto tra parentesi, più corretto è il ragionamento che vi faccio adesso. Pensiamo che f di x sia una funzione che vale costantemente L. Quindi questa è L per ogni x appartenente ad R. Ok? Quindi è una funzione che vale costantemente R. Se io devo disegnarmela è fatta così. L, x, y, questa è l'altezza L. Retta orizzontale parallela all'asse delle x. Chi è la sua derivata? Beh, la derivata cos'è che è? È il limite della porta incrementale. Ok? E cioè il limite per h che tende a 0 di... Guardate, quanto fa questa? Quanto fa f di x più h se la funzione vale sempre L? Quanto fa? Mi fate prendere un momento. Se la funzione vale sempre L, la calcolo in 5 vale L, in 27 vale L, in x più h vale L. L meno L fratto h. È chiaro per tutti? Quindi questo è il limite per h che tende a 0 di 0 fratto h. Attenti, quanto fa quello lì? Quanto fa? È una forma indeterminata o fa 0? Fa 0, perché fa 0? Però fa la funzione su 0? Bravissimo, il nostro collega vi ha detto una cosa importante. Sotto tende a 0, non è 0. Ok? Mentre sopra è già 0, è già diventato 0 questo. Quindi queste in realtà sono tante, per ogni h, qui avete una frazione che ha al numeratore a 0. Non ha un numero che tende a 0, a 0. E al denominatore ha un numero positivo o negativo. Quindi lei è sempre 0 questa. E quindi il limite è 0. Mi avete seguito? Attenti a non confondere una funzione che tende a un numero con una funzione che vale costantemente quel numero lì. Ok. Bene, e quindi abbiamo dimostrato di nuovo che la derivata della costante, di tutte le costanti, vale a 0. Abbiamo una formula per la derivata di una somma. Adesso ci serve la formula per la derivata del prodotto, ok? Poi del quoziente e poi quella più difficile per la composizione di funzioni. Andiamo con il prodotto. Derivata rispetto a x di f di x per g di x. E guardate, uno dice ok, la derivata di una somma è la somma delle derivate, quindi la derivata di un prodotto sarà il ma il mondo è triste, vedi? C'è poco da fare, voi ci credete, ma il mondo è triste. Perché in realtà no. E perché vi faccio perdere un po' di tempo su queste cose qua? Perché vedete, però a uno, se ci pensa un attimo, questa cosa qua non piace tanto, perché dico, ma scusa, ma in realtà cos'è che abbiamo utilizzato qua? Abbiamo utilizzato il fatto che il limite di una somma è la somma dei limiti e che la derivata è una porta, è il limite della porta incrementale. Perché adesso non deve succedere la stessa cosa? E perché adesso di nuovo utilizzo una porta incrementale, ho dei limiti, il limite di una somma, il limite di un prodotto è il prodotto dei limiti e dovrebbe continuare a funzionare. Il problema cos'è che è? Il problema è qui dentro, e cioè che il rapporto incrementale si comporta bene con la somma e non si comporta bene con il prodotto. E adesso andiamo a dirlo bene. Attenti. Definisco il rapporto incrementale per un prodotto. Ok, ragazzi? Limite per h che tende a 0 di f di x più h, g x più h, meno f di x, g di x, tutto fratto h. Vedete, ho fatto esattamente quello che abbiamo fatto prima. Ci siete, ragazze? Ragazzi, ok?
Osservate, ok, ho il pezzettino e ho ricostruito il rapporto incrementale esattamente dello stesso modo. Perfetto, adesso devo cercare di capire, intanto vedete, intanto questo è il punto delicato, vedete subito che qui non posso scomporre da una parte il rapporto incrementale di una per il rapporto incrementale dell'altra. Non le posso rompere così. E quindi io ho necessità di introdurre in qualche modo un trucchetto per riuscire a sistemare questa cosa. La cosa rilevante è che vedete il prodotto non si comporta in modo lineare all'interno del rapporto incrementale e quindi non mi permette di rompere i due limiti come facevo prima. Ci siete? Adesso qui serve un trucco astuto. Limite per h che tende a 0 di f di x più h g x più h meno f di x g x più h più f di x g x più h meno f di x g di x. Cos'è che ho fatto, ragazzi? Grazie ragazzi, che ho fatto? Ho aggiunto la stessa quantità. Ok, quindi ho aggiunto quanto? In realtà ho aggiunto 0. Non ho cambiato niente. Però è uno 0 astuto. Perché è uno 0 che mi permette di raccogliere dai primi due questo, questo e questo, e dai secondi due questo e questo. Lo facciamo? Limite per h che tende a 0 di f di x più h meno f di x fratto h per g di x più h più limite per h che tende a 0 di f di x per g di x più h g di x più h meno g di x tutto fratto h. Ci siete? Adesso osserviamo un attimo i pezzettini e mi date una mano voi. Intanto ho rotto i due limiti. Il primo limite è fatto da due fattori. Il primo fattore cosa tende per h che tende a 0? Cosa tende per h che tende a 0? Primo fattore, questo. Cos'è? F primo di x, giusto? Questo è il rapporto incrementale della f del punto x. Ci siete? Ragazzi, mi seguite? Mi seguite? Quindi f primo di x. Questo per h che tende a 0, cosa tende? G di x, aggiungiamo un'ipotesi però. A patto che g sia una funzione continua, corretto? Quindi se g è continua, questo è g di x più, qui questa è una costante rispetto ad h, quindi tende sicuramente a f di x, e questo oggetto qui cos'è? È il limite del rapporto incrementale della g, quindi g' di x. Abbiamo appena ricostruito la formula di derivazione del prodotto, vedete? Semplicemente facendo riferimento al rapporto incrementale. E cioè la derivata di un prodotto è la derivata fatta rispetto a x del primo fattore per il secondo fattore non derivato più il primo fattore per la derivata del secondo fattore. Ci la riquadriamo. Perché questo è importante. Seconda formuletta fondamentale per operare con le derivate delle funzioni elementari. Guardate ragazzi, quello che sto cercando di fare adesso, ve lo farò anche per la divisione, è cercare di ricordarvi che non vivono su pianeti diversi, e cioè il limite del rapporto incrementale e le formulette sulla stessa derivata sono la stessa cosa, ok? Sono esattamente la stessa cosa, semplicemente sono un modo furbo per non dover calcolare in modo esplicito i limiti, e come vi ho detto i limiti sono qualcosa di delicato in matematica, quindi per bypassare un problema
ovviamente con delle formulette che ci permettono di calcolare in automatico quei punti di vista. Ma attenti, sono la stessa cosa, ok? Non vivono su pianeti diversi. La derivata, quelle formule lì e il limite del rapporto incrementale è la stessa cosa. Ok, derivata fatta rispetto a x di, avete già capito, f di x. Prima mi permettete di fare una piccola applicazione, ok? Se io ho L per f di x, cosa succede? È un'applicazione della formula di prima. Ok, allora, io ho il prodotto di due funzioni, di cui una però è costante. Allora, in ogni caso, posso fare la derivata della prima per la seconda non derivata, più la prima per la derivata della seconda. Ci siete? Ma la derivata di una costante abbiamo detto che fa? Quindi questo è 0, quindi questo addendo qui non c'è. E quindi L volte la derivata fatta rispetto a x di f di x. Si dice in realtà che cosa faccio? Che prendo le costanti e le posso portare fuori dal segno di derivata. Ok? E questo mi permette, ad esempio, di fare la derivata di questo oggetto qui, che lo stesso è un polinomio, ma che, se mi permettete, prima non avrei potuto derivare. Perché? Perché ottenevo derivata fatta rispetto a x di x alla seconda, più la derivata fatta rispetto a x di 3x alla terza, più la derivata fatta rispetto a x di 1. Allora, il primo e l'ultimo li sappiamo fare senza problemi. 2x e questo è 0. Il pezzettino di mezzo, vedete ragazzi, non potevo farlo semplicemente con la formula di addizione, perché quello lì non era una funzione elementare. Tuttavia adesso il 3 lo sbattiamo fuori del simbolo di derivata e ci viene 3 per 3x alla seconda. Mi avete seguito? E quindi 2x più 9x alla seconda, abbiamo finito l'esempio. Vi è chiaro? Utilizzando adesso la somma e il prodotto, la regola del derivato di somma di funzione e la regola del derivato di prodotto. Ok? Andiamo. Derivata fatta rispetto a x di f di x su g di x. Di nuovo, limite per h che tende a 0 di d. Cos'è questa? Adesso voglio scrivere il rapporto incrementale e la funzione. Adesso non dite voi. Ricordate quello di prima. Devo prendere la funzione e calcolare non in x ma in x più h. Quindi cos'è quella? Allora, f di x più h fatto g di x più h, perfetto. Poi? Meno? Bravissima. Ottimo. Ritorno ragazzi, di nuovo ho preso la derivata e l'ho messa in... Ho calcolato, ho provato, ho scritto il limite del rapporto incrementale della funzione stessa, della differenza delle due funzioni. Adesso facciamo un po' di algebra. Limite per h che tende a 0 di, faccio minimo comune denominatore, gx più h, g di x per h, e qui ottengo f di x più h g di x meno f di x g x più h. Ditemi che mi avete capito. Ho fatto minimo comune denominatore qui sopra, ok, g x più h g di x, e quindi sopra mi è venuto f di x più h g di x meno f di x g di x più h, e poi questo h qui l'ho messo al denominatore, ok. Adesso, cosa devo fare? Cosa devo fare adesso?
Avete qualche idea? Nessuna idea? Dovrò aggiungere qualcosa, giusto? Poi aggiungo, metto in palio questa caramella. Caramella proprio, che si era accampata nella mia pantofola un po' fa, nel mio zaino. Chi mi dice cosa metto dentro, si dice che c'è la caramella proprio. Non solo proprio, ma proprio in mie. Quello spettacolare, che questa per parlare, mi viene più mal di gola fino a Natale. Cosa aggiungo? No, no, lascia la caramella. Io solo. Allora, cosa mettiamo? Attenti, ragazzi, guardate, sapete cosa deve mettere? In scala non sapete, no? Quello che deve mettere è formulare, deve fare la derivata della prima per la seconda derivata, meno il denominatore per la derivata del numeratore, fratto il denominatore quadrato. Quindi dovrà venire fuori cosa da qualche parte. Cos'è che dovrebbe da aggiungere? Guarda il primo pezzo. Dai, non ci caga nessuno. Cosa devo aggiungere? Dovrò aggiungere e togliere cosa? Caramella in palio? No. Cosa? No, 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 no. C'è la caramella. Dai. F di X? Tu da dove? Hai perfettamente già quello. Caramella, l'hai recuperata? Ah, ecco, perfetto, perché mi spiacerebbe che andasse perduta una tale caramella. Ma certo, ha perfettamente ragione il vostro collega, guardate. F di X più H, G di X, e lui ha detto più F di X, G di X, o meglio, meno F di X, G di X, più F di X, G di X. Questo è il pezzettino che devo aggiungere. Come prima, no? Vi ricordate? Devo aggiungere 0. Ma con questo astuto suggerimento del vostro collega, mi accorgo adesso di una cosa rilevante, che dai primi due addendi posso raccogliere g di x. Aspetta che non con questo colore, con questo. Dei primi due addendi posso raccogliere g di x, e mentre dal terzo e quarto addendo posso raccogliere meno f di x. Attenti cosa mi viene? Limite per h che tende a 0 di g di x, f di x più h meno f di x fratto h, più, anzi meno, f di x che moltiplica g di x più h meno g di x tutto fratto h, tutto fratto g di x più h g di x. Adesso momento di panico, ma che spero riusciamo a risolvere senza nessun problema. G di x lo avete? Ecco là davanti. E quindi ho f di x, f di x più h meno f di x, fratto h. Qua raccolto meno f di x, quindi meno f di x, qui devo mettere meno g di x, e qui vale lo scritto meno, più però qui g di x più h, e l'h è lo stesso di prima, okay? Perché era tutto sotto frazione, quindi ho avuto la frazione in due parti. Okay? Se faccio meno con un denominatore, mi ritorno l'h, mi viene derivato sotto. Adesso qui mi rendo conto che la formula come sarà fatta? Beh, g di x dove andrà? G di x andrà su g di x. L'altro pezzo cos'è? Aspetta che lo scrivo in rosso perché se non si vede. Questo è g di x. Questo è f primo di x, bravissima. Quello là è f di x. L'altro è g primo di x, e permettetemi, e questa parte qui sotto per h che tende a 0 cosa tende? Allora, questa è g di x, per h che tende a 0, se g è continua, questo è
g di x, g di x per g di x al quadrato. E avete la formuletta che avete sicuramente visto, e cioè derivata del numeratore per il denominatore non derivato, meno, eccolo dove arriva quel meno lì. Deriva il meno dal fatto che io devo raccogliere meno f di x per ottenere il rapporto incrementale. Meno f di x per derivata fatto rispetto a x di g di x, quindi numeratore per il numeratore per la derivata del denominatore, denominatore al quadrato. Ecco che abbiamo un'altra formula da ricordarci. Ed è la terza. Sono sicurissimo che le avevate già viste, ma quello che mi sono sicuro che molto probabilmente non avete fatto è mettere assieme le due cose, e cioè collegare tra loro il rapporto incrementale con la formuletta. Questo mi interessava per notare, proprio per fare in modo per ricordarvi che è possibile di non separare le due informazioni, ma mettere sullo stesso cassetto mnemonico, ok? Sono le stesse, esattamente la stessa cosa. Ci manca la formula più importante. Ci facciamo però prima un esercizietto, ok? E cioè facciamo la derivata fatta rispetto a x di x alla terza più 2x più 1 fratto x alla seconda meno 1. Allora, linea 1 di frazione, x alla seconda meno 1 quadro, e quindi ho la derivata del numeratore per il denominatore non derivato. Vi faccio tutti i passaggi, ragazzi, perché voglio che tutti possano. Quindi derivata del numeratore per il denominatore non derivato, meno numeratore, se la terza più 2x più 1, per la derivata del denominatore, x alla seconda meno 1. E quindi ottengo 3x alla seconda più 2, che moltiplica x alla seconda meno 1, meno 3 x alla terza più 2x più 1 per la derivata di quella schifezza lì che fa 2x, tutto fratto x alla seconda meno 1, x alla seconda meno 1, tutto elevato alla seconda. Che adesso si potrebbero fare i prodotti, ma anche no, perché mi vengono come minimo delle schifezze. Se volete farli, ma non aggiungiamo niente a quello che abbiamo già fatto. Quello che era importante era essere riusciti a calcolare la derivata. Ci siete dubbi? Somma, derivata di una somma, somma delle derivate, derivata di un prodotto, formula complessa, derivata di un quoziente, formula complessa, ok? Adesso arriva the big one, e cioè la derivata di una funzione composta. Allora, derivata di f di g di x. Attenti che dobbiamo stavano cercando di boicottarmi. Mi hanno dato un già mi sono portato la cosa qua. Allora, perché è difficile? Se è difficile, sicuramente è la più difficile. Perché è la più difficile? Perché pensate anche semplicemente anche nella notazione, fino adesso ho sempre cercato di utilizzare quella di lì, che se osservate è molto comoda perché lavora su una funzione e mi restituisce una funzione che è più piccola. Quindi in qualche modo smonta la funzione originale. Tutte le formule che abbiamo visto tendono a operare su funzioni un po' più piccole. Ok? Quindi prima c'era un prodotto e poi lavoro sulle derivate di due fattori. Prima c'era una somma e poi lavoro sulle derivate di due attenti. Prima c'era un quoziente e poi lavoro singolarmente sulla derivata del numeratore e la derivata del denominatore. Sono più piccole della funzione originale.
ma sempre utilizzando quelle pili. Qui adesso devo cambiare notazione. Devo utilizzare una notazione che fino adesso non ho mai utilizzato. E cioè, per scrivere la formula, allora, guardate, qui ve la scrivo prima, ok? Poi faccio non la dimostrazione, ma semplicemente un pezzo di dimostrazione, per farvi vedere che c'è qualcosa che di complesso. Allora, questa è la derivata della funzione f, calcolata però in g di x, per la derivata fatta rispetto a x di g di x. Allora, questa è facile, perché vedete, questa è la derivata della funzione che ci sta dentro. Quindi questa è facile, non crea nessun problema. Il problema è l'altra, dove ho dovuto cambiare le notazioni. Che significa? Prendi la funzione f e pensa come una funzione di f di x. Fai la sua derivata e poi calcola non in x ma in g di x. Questo è il passaggio. Vi ripeto. Qui il passaggio è il seguente. Prendi la funzione f e pensa come funzione di x, fai la sua derivata e poi calcola nel punto g di x. Mi avete seguito? Adesso vediamo perché è così e poi vediamo vari esempi. Perché è così? Limite del rapporto incrementale. Limite per h che tende a 0 di, l'ultima volta che lo scrivo per oggi, quindi dai, potete stare tranquilli, l'ultima volta che lo scrivo, prometto. Allora, f g x più h meno f g x tutto fratto h. Come prima, come al solito, prendo questa e la calcolo in g nel punto non x ma x più h. Se osservate, ho sempre fatto questa cosa qui, il riquadro giallo l'ho calcolato. Sopra era scritto in x, il primo step del rapporto incrementale per prendere x più h. Adesso qui devo fare un altro trucco. Limite per h che tende a 0 di f di g di x più h meno f g di x tutto fratto, occhio adesso, g x più h meno gx, g x più h meno gx tutto fratto h. Beh, questa è una stupidaggine, perché non ho fatto altro che moltiplicare e dividere per la stessa quantità. Vedete, questi due si semplificano e non mi torna sopra. Ma in realtà io non voglio semplificare, voglio lasciarle così le due cose. E quindi vi voglio farvi osservare che qui, in questo pezzo qui, al limite mi viene proprio g' di x, che è in linea con la formula là in cima. Ok? Mentre questo oggetto qui è un oggetto complicato, è f di g di x più h meno f di g di x e sotto g di x più h meno g di x. Questo è complicato. Ok? Questo è complicato e in realtà quello che si vede, vedete che c'è un rapporto, c'è un qualche rapporto incrementale, vedete? C'è un qualche rapporto, ma è un rapporto incrementale che coinvolge in modo pesante anche la funzione g. Ecco, questo si può dimostrare, non lo facciamo, e metto il punto di domanda per dire non lo facciamo, che è proprio f' di g di x, e cioè un qualcosa che assomiglia al rapporto incrementale della funzione f, ma è calcolato in g di x, che è questo primo pezzettino qui. Mi avete seguito? Seguiamo tutti i genitori. Però è quella che ha anche più potenzialità, perché è quella che ci permette di calcolare adesso tutte le derivate di funzioni di funzioni. E voi sapete benissimo che quando abbiamo a che fare con funzioni di funzioni ampliamo in modo enorme l'insieme delle possibili funzioni per le quali possiamo fare la derivata. Sufficientemente chiaro? Adesso vi faccio vedere quanti l'hanno vista così le superiori. E altri invece l'hanno vista specificata, tipo derivata di x, g di x, tutto elevato alla n. Allora, adesso le facciamo tutte e due, ok? Adesso le facciamo tutte e due e cerco di mettere assieme le due cose. Allora,
Questa è la formula originale. Poi possiamo specificare la funzione f e noi la specifichiamo in almeno in tre modi diversi, e cioè x alla n, radice di x, e alla x e logaritmo di x. E cioè possiamo riscrivere la stessa formula, uguale identica, però al posto di f ci mettiamo quella funzione lì. Questo fa sì che ci troviamo quattro formule che in realtà derivano direttamente da questa, ok? Sono figlie di quella lì. Questa sarebbe sufficiente, ok? Ma queste sono più facili perché spiegando la prima formula, chiaramente rendono più facile la comprensione della derivata. Ok? Naturalmente è un enorme spreco di risorse e di energie, ma è utile per la comprensione. Va bene? Allora, prima qualche piccolo esempietto e poi andiamo a specificare quelle formule lì, ognuna con il proprio esempio. Prima un esempio per comprensione di base della formula. Derivata fatta rispetto a x di x alla seconda più 1 tutto elevato alla terza uguale. Allora, chi è f di x e chi è g di x? Il mio consiglio è fate prima la g di x perché è più facile. Chi è g di x? Chi è la funzione più interna? X alla seconda più 1. Quindi adesso, quando ho detto che questo oggetto qui lo penso come la x, è facilissimo pensare chi è f di x. Chi è f di x? X alla terza. A me interessa f di x nella formula? No, mi interessa f primo di x, che è 3x alla seconda. Mi avete seguito, ragazzi, tutti? Adesso cosa faccio? Invece di calcolare il 3, di calcolare la f primo in x, devo calcolarla in g di x. E quindi scrivo 3x alla seconda più 1 alla seconda. Perché? Perché questa è g di x. E io devo prendere la g di x e metterla lì dentro. Mi avete seguito? Per, però, non mi basta, per la derivata fatta rispetto a x di x alla seconda più 1. Guardate, il punto delicato è solamente questo, perché l'altro è più piccolino, perché è la derivata solo della funzione più interna. Ma il primo passaggio è un po' incasinato, perché devo fare la derivata della funzione, calcolata però nella funzione più interna. La derivata della funzione più esterna, pensata come funzione di x, calcolata però nella funzione più interna. Ritorna? Quindi, finiamo. x alla seconda più 1 alla seconda per 2x. E quella lì è derivata. Ho smontato la funzione nei suoi singoli pezzettini. Adesso, occhio, facciamo un altro esercizio. Quanto fa L logaritmo di x? Qual è l'esponente? Prendo E e lo elevo all'esponente che devo dare ad E per ottenere x. Quanto fa? Settimana enigmistica. Prendo E, IE, e lo elevo all'esponente che devo dare ad E per ottenere x. Quanto fa? Dimmi. Hola, così mi piace. X. Perché? Perché sono una l'opposto, l'una l'inversa dell'altra, queste funzioni qui. E quindi l'esponenziale, logaritmo e logaritmo esponenziale sono una l'opposto dell'altra. Siete? Tutti d'accordo? Questo vale per ogni x appartenente ad E, per ogni x appartenente a 0 più infinito. Adesso abbiamo una funzione a sinistra che è uguale per ogni x a una funzione a destra. Quindi se io faccio la derivata a sinistra e la derivata a destra, deve venire la stessa cosa. Siete d'accordo? Se le funzioni sono uguali, le derivate devono essere uguali. Non possono inventarsi robe strane. Prendiamo coraggio,
La derivata a destra quanto fa? 1. La derivata a sinistra? Allora, occhio, è la derivata della funzione esponenziale, giusto? Aspetta che ve la scrivo. Derivata fatta rispetto a x di f di g di x. Chi sarebbe f di x e chi è g di x? Aiutatemi. Chi è f di x? E la x. Chi è g di x? Logaritmo di x. Tutto bene? Quindi chi è f primo di x? È la x. Quindi devo fare f primo, vi ricordo, è f primo calcolato in g di x per la derivata fatta rispetto a x di g di x. Ma allora devo prendere la funzione derivata prima e sbatterci dentro, senza pietà, il logaritmo. Quindi questa mi diventa e al logaritmo naturale di x per la derivata fatta rispetto a x di logaritmo di x. Vi vedo tristi? Invece questo deve essere un momento di gioia. Però vi vedo tristi lo stesso. Mi avete seguito? Perché? Perché deve essere un momento di gioia? Guardate un attimo. E al logaritmo di x sicuramente un numero positivo, siete d'accordo? Perché l'immagine della funzione esponenziale è, allora, se arrivo di notte ve lo chiedo, l'immagine della funzione esponenziale è bravissima, è infinito, vedi qui. Quindi questo numero posso dividerlo da una parte e dall'altra, ok? E voi dite, però serve un attimo di pazienza. Allora, se divido da una parte e dall'altra diventa e al logaritmo di x fratto e al logaritmo di x. Di qua si semplifica e questa formula qua mi dice derivata del logaritmo di x uguale a quanto fa 1 fratto e al logaritmo di x? 1 su x, perché questo naturalmente è al logaritmo di x, e al logaritmo di x è x. E vedete che la gioiosità è venuta proprio sotto qua, perché adesso non farete più dei brutti weekend non sapendo che la derivata è logaritmo, ma adesso i vostri weekend sono gioiosi perché sapete che la derivata è logaritmo non su x. E quindi il corso, come vi dicevo, è in questo momento qui un po' meno triste. Mi avete seguito, ragazzi? Ok? Questa è una tecnica standard, adesso io l'ho buttata per l'interno. Ma questa è una tecnica standard per trovare la derivata, per trovare la derivata di una funzione inversa. Ok? Vedete? Adesso ve lo faccio in generale, ok? Non vi chiederò mai, questo posso chiedere, non vi chiederò mai quello che vi faccio adesso, ma vedrete che, questo posso chiedere, questo è il di sicuro, la derivata della funzione, neanche ci pensiate, non saperla però, ok? Ma adesso vi faccio vedere come questa stessa tecnica che ho utilizzato in questo caso mi permette di trovare sempre la derivata della funzione inversa. Quindi non hai capito come si trova qui la f di x? Allora guarda, vedi, devo prendere questo oggetto qui e smontarlo nelle sue componenti come lo consiglio. Quindi qui la prima cosa che faccio è mi trovo che è g di x, la funzione più interna, e questo vedi che è ln. Adesso mi chiedono, questa è ln, quindi è come se questo oggetto qui fosse un unico blocchetto. Allora questo ti chiamo x, quindi questa è e alla x. Vedi? Anche prima, guarda. Oh! Anche prima, com'è che ho fatto? Prima ho detto che è g di x. G di x è questa. Adesso dico, perfetto, ma se questa io l'ho bloccata così, chi è la funzione? Penso a questo come una x. E questa mi diventa x alla terza. Lo vedi? Quindi se tu ci metti x, questa sarebbe x alla terza. E poi qui, mi sono perso adesso, x, abbiamo messo logaritmo, se questa è x, questa diventa l x. Quindi
e alla x e alla x. Ok? Perfetto, mi sono perso nella gioiosità, ma adesso ritorno subito triste. Allora, adesso, sì, solo per adepti, no, vi faccio vedere come lo stesso trucchetto lo posso fare sempre, e cioè, se io ho f di f alla meno 1 di x, e questo fa x, ok? Vedete? Funzione e funzione inversa. Adesso, se applico la stessa formula di prima, posso dire che f' f alla meno 1 di x per la derivata fatta rispetto a x di f alla meno 1 di x è uguale a 1. Ci siete? E quindi la derivata fatta rispetto a x della funzione inversa non è altro che 1 fratto la derivata della funzione originale calcolata in f alla meno 1 di x. Vi ho detto che è stato solo un momento di tristezza, di gioia, poi ci sono tristezza. Difficile questo, ok? Però sappiate che se io conosco la funzione, ho qualche tristezza, f primo, se comunque la funzione f, allora conosco f, conosco la sua derivata, posso calcolare la derivata della funzione inversa. Guardate, senza perdere troppo tempo, se la funzione f di x era l x, f alla meno 1 di x era logaritmo di x, io sto dicendo la stessa cosa dall'altro punto di vista, ok? Allora vuol dire che f primo di x è ancora l x, e questa formula qui mi direbbe che la derivata di logaritmo di x, vedete, f alla meno 1, non è altro che 1 fratto la derivata di f, cioè alla x, calcolata in f alla meno 1, e cioè e alla logaritmo di x, e cioè 1 su x. Ma non importa, ok? Non ve lo chiedo, volevo solo farvi notare come. Qui, guardate, la cosa importante è qui, vedete? Qui, con questa e la derivata della funzione composta, riesco a trovare la derivata della funzione inversa, che è quello che ho fatto in modo facile qui dentro, derivata, e ho trovato, questo mi interessa, quindi ricordiate che la derivata del logaritmo è 1 su x, basta. Bene, allora, non sono io. Allora, vi dicevo, adesso sprechiamo le risorse del pianeta, ok? Sprechiamo le risorse del pianeta e specifichiamo questa formula qui dentro, va bene? Derivata fatta rispetto a x di g di x alla n. Cosa farà mai? Occhio! Chi è f di x e chi è g di x in questa cosa qui? Chi è g di x? G di x è g di x, ho scritto. Ma chi è f di x? Perfetto, x alla n. Ok, come quello di prima, e cioè riquadro, chiamo questa x, mi viene x alla n. E quindi devo fare f primo di x che fa n x n meno 1, ma poi devo calcolare tutto in g di x, e quindi al posto di x metto g di x, n g di x alla n meno 1. Quindi la formula n meno 1, quindi la formula mi diventa n g di x
alla n-1 per la derivata fatta rispetto a x di g di x. E questa è la prima specifica, se volete, il primo figlio della formula di prima. Ok, la formula funziona sempre quando invece f di x e x alla n ho questo oggetto qui. Ci siete? Ci facciamo un esempio? Derivata fatta rispetto a x di della radice di x alla seconda più 1. Derivata fatta rispetto a x di x alla seconda più 1 alla 1/2. Quindi questo mi diventa 1/2, se devo ricordarmelo, 1/2 x alla seconda più 1 alla meno 1/2. Sono andato troppo veloce, ragazzi. Mi avete seguito? Quindi ho fatto la derivata della funzione più esterna. Me lo scrivo qui. F di x uguale a x alla 1/2. E quindi f primo di x uguale a 1/2 x alla 1/2 meno 1, e cioè x alla meno 1/2. Per la derivata fatta rispetto a x di x alla seconda più 1. Troppo veloce, mi avete seguito? Quindi questa mi dà 1 fratto 2 volte la radice quadrata di x alla seconda più 1 per 2x. Gioventù, tutto bene? Chiaro? Quindi abbiamo una formula che si specifica in questo modo qui, specificando la funzione più esterna, ottengo dalla formula originale questa altra formula. Ok? La formula originale in inglese si chiama chain rule, non so se l'avete mai sentito, la regola della catena. Inquietante, sempre peggio. Avanti. Seconda derivata fatta rispetto a x di. Allora, nella seconda avevo messo la radice quadrata. Radice di g di x, e adesso chiaramente, avendovi fatto un esempio astuto, dovreste immediatamente riconoscere che f di x è la radice di x, quindi f' di x è uguale al 1 fratto 2 radice di x, e quindi questo mi diventa 1 fratto 2 radice di g di x per la derivata fatta rispetto a x della radice di x. Sono andato via Gagliardo. G di x, ok? Sono rincoglionito. Posto? Facciamo un altro esempio? Derivata fatta rispetto a x di radice x alla seconda più 1 su x. Chi mi aiuta? Allora, 1 fratto 2 volte la radice, giusto? Tutti d'accordo? Però cosa? La derivata di x alla seconda più 1 fratto, ti piace? Quindi, uguale. La prima me la tengo. Quanto fa la derivata della seconda? X alla seconda. Poi ho derivata del numeratore per il denominatore non derivato. Derivata del numeratore fa 2x, quindi 2x per x, meno x alla seconda più 1 per la derivata del denominatore che è 1. Siete tutti, ragazzi? Quindi la riscrivo in alto, ok? La riscrivo qui e ottengo 1 fratto 2 volte la radice di x alla seconda più 1 fratto x per, qui avrei 2x alla seconda
meno x alla seconda, che fa x alla seconda meno 1 fratto x alla seconda. Ci siete? Ok, qui 2x alla seconda meno x alla seconda meno 1, x alla seconda meno 1, che abbiamo posto? E abbiamo fatto la seconda figlia di quella formula là. Terza figlia, prima, seconda, sì, derivata fatta, questa è facilissima, questa è facilissima, non meriterebbe neppure un esercizio per sé. Però facciamo, chi è la f di x qui? È la x. Chi è la derivata di lx? È la x, quindi e alla g di x per derivata fatta rispetto a x di g di x. Stiamo sprecando spazio e risorse del pianeta. Esercizio. Derivata fatta rispetto a x di e alla x fratto x più 1 uguale. Anzi, facciamo più cattiva questa. Esame, trovare i sottoinsiemi del dominio in cui la funzione è elevato alla x fratto x più 1 è crescente. Ok? Allora, quello che fa? Prima cosa, dominio della funzione. Qual è il dominio di quella funzione lì? Ma sapete che a me non piace scritto così? Quindi, più, quindi meno infinito, meno infinito, meno infinito, meno 1, unito, meno 1, più infinito. Tutto bene? Ci siete? Adesso, derivata è alla x fratto x più 1 per la derivata dell'argomento, e cioè x fratto x più 1, uguale e alla x fratto x più 1 per denominatore al quadrato x più 1 alla seconda. Adesso abbiamo derivata del numeratore per il denominatore non derivata, ma derivata del numeratore fa 1, quindi x più 1 meno numeratore x per la derivata del denominatore che fa 1. Questo animale si semplifica con questo. Risultato. Risultato? Quando la mia funzione, quando trovare i sottoinsiemi del dominio in cui la funzione è crescente. Quello vuol dire questo, che devo trovare il dominio, trovare la derivata prima, fare la derivata prima, maggiore o uguale a zero, giusto? Perché la derivata prima maggiore o uguale a zero significa funzione crescente. Mi avete seguito tutti? Quindi avrò una disequazione da risolvere all'inizio del dominio. Infatti era facilissima. Adesso dovrò risolvere questa maggiore o uguale a zero. Tuttavia, questa maggiore o uguale a zero come soluzione? Per ogni x appartenente al dominio. Ok, attenti. Allora, mi raccomando, qui la soluzione di questo esercizio sarebbe meno b. Allora, intanto, aspetta che lo piano più piano. Allora, questo è positivo perché è un esponenziale, questo qui sotto è positivo perché è un quadrato, questo è un numero 1 quindi è positivo, quindi questa funzione qui non può che essere positiva per ogni x. Non vado a studiare le equazioni, si vede ed è positiva. Dimmi. Ma non ha senso maggiore di 0, no, allora crescente per me vuol dire crescente in senso lato, e quindi è chiediamo maggiore o uguale di 0. Quando intendiamo crescente stiamo dicendo maggiore o uguale a 0. Derivata prima maggiore o uguale a 0. Se non è specificato è così, ma vi chiediamo sempre derivata maggiore o uguale a 0. Quindi la soluzione di questo sarebbe per ogni x, però dove esiste la funzione? Perché non può la funzione, ad esempio nel punto meno 1, no? Unito meno 1 virgola più inf. Senza spazi, con le virgole,
e con il meno davanti al punto al numero perché il numero negativo. Chiaro? Dubbi? Problemi? Terza formula. Quarta, derivata fatta rispetto a x del logaritmo di g di x. Uguale. Adesso, qui la f di x non è altro che il logaritmo di x. Quindi la f' di x è 1 su x e quindi f' di g di x non è altro che 1 su g di x. Troppo veloce, ragazzi? Sì o no? Sì, allora, aspetta che mi rallento. Allora, è chiaro che g di x è sempre la stessa? È quella lì, g di x è lei. Quindi è chiaro che f di logaritmo di x, faccio la derivata, 1 su x, adesso devo calcolare la derivata, ci sbatto dentro la g di x, ma così. Adesso, quella lì mi diventa 1 fratto g di x per la derivata fatta rispetto a x di g di x. Ok? Dimmi. Solo con il logaritmo naturale. Perché? Allora, parentesi, triste. Pronto? Allora, se io ho logaritmo in base a di x, dove a è un numero compreso tra 0 e 1 e maggiore di 1, questo io lo posso ridurre a un logaritmo in base e numero di repero utilizzando la formula del cambio di base logaritmi. È facilissimo, guardate, cambio qualsiasi base, metto quello sopra qui, quello sotto dall'altra parte. Proprio più stupida di così non c'è formula che esista al mondo. Ok, adesso se io voglio fare la derivata fatto rispetto a x del logaritmo in base a di x, questo sarebbe la derivata fatta rispetto a x di ln di x fratto ln di a, ma ln di a è una costante, quindi la posso portare fuori dal logaritmo e poi quindi diventa 1 fratto ln di a per la derivata fatta rispetto a x del logaritmo di x. Ti torna? Questo oggetto qui è una costante e quindi lo posso portare fuori dal segno di derivata. L'abbiamo fatto oggi quando abbiamo fatto la derivata di un prodotto. Abbiamo detto le costanti le possiamo portare fuori. Ma questo allora diventa 1 fratto x per logaritmo di a. E quindi qui è un momento di gioiosità perché queste non ci saranno mai. Non dovete mai tenere conto di questo che compensa. Vedete, è una costante che mi va a compensare il fatto che non ho un logaritmo in base a n. In base al numero di repero, ma un logaritmo in base a. Questo fa sì che devo poi tenerne conto con una costante, ma chi se ne frega, non mi interessa tanto, non mi interessa più che voi sappiate fare le derivate del logaritmo, non che poi sappiate tenere a mente le costanti, poi quello viene con le pratiche. Torna ragazzi, ok? Quindi all'esame questo riquadrato apposta non ci sarà, perché noi all'esame, momento di gioia, non mi vedo più, non importa, abbiamo solo l'algoritmo naturale, l'algoritmo naturale, quindi un ordine pero. Se per caso nel compito c'è scritto log, ok, vuol dire che ci è scappato e quindi ci lo chiedete e vi diremo è logaritmo naturale, va bene? Qualsiasi logaritmo e qualsiasi esponenziale che facciamo in questo corso che ci sarà nell'esame è logaritmo in base a oppure esponenziale un ordine pero, va bene? Avete riconosciuto le quattro formule che derivano tutte, arrivano tutte dalla stessa, ok? Qua un esempio ci vuole però, un esempio che sono sicuro vi renderà felici.
Pensate che razza di lezione meravigliosa che ho fatto oggi. La riconoscete? La riconoscete? E lei? Sono sicuro che la riconoscete. È quella che abbiamo studiato 2000 volte ormai, ok? Ed è quella che abbiamo detto, no? Io vi ho detto, non fa così, non scende così. Non scende così, scende così e così. E adesso abbiamo la possibilità di vedere chi ha ragione. Quindi derivata di logaritmo di x meno 1 fratto x meno 2. Uguale. 1 fratto, giusto? Derivata del logaritmo, 1 fratto dell'argomento. Uguale. 1 fratto. X meno 1 fratto x meno 2 per derivata della frazione x meno 2 alla seconda, derivata del numeratore 1 per il denominatore non derivato x meno 2 meno numeratore x meno 1 per la derivata del numeratore 1. Bene? Uguale 1 fratto x meno 1 fratto x meno 2, e qui otteniamo, questi due animali si semplificano, meno 1, meno 1, x meno 2. Conclusione. Aspetta che non vorrei togliervi questo momento topico. Conclusione. Adesso dovremmo fare cosa? Studiare il segno di ipercoloria, ma noi siamo bravi e non studiamo il segno di ipercoloria. Perché? Perché se mi dà doppio, quella cosa lì è sempre negativa. Perché è sempre negativa? Ottima! Quando facendo il numero di vita, lei è sparata, è andata bene e adesso fai le conseguenze. E cioè, è sempre negativa, concordo. Allora, vediamo un attimo perché è sempre negativa. Che questo meno 1 fosse sempre negativo è la cosa bella. Questo qua è sempre positivo, quindi negativo su positivo, negativo. E questo? E questo? Perché è positivo? Brava, dai! A coraggio! Perché? Per il dominio della funzione. Vedete che è l'argomento? Ma l'avevo detto giusta? Vedi questo è l'argomento del logaritmo, no? Vedete ragazzi? E quindi questo oggetto qui all'interno del dominio non può che essere positivo, quindi positivo, positivo, negativo, negativo. E quindi chi ha ragione? Chi la tira giù così o chi fa i massimi minimi? Chi va giù diretto, ok? In realtà, come vi dicevo, il mondo è più triste di quello che pensate. Perché? Perché vero che non funziona quella che va su e giù, ok? Perché questa dovrebbe essere decrescente, crescente, quindi negativa, positiva, la derivata negativa. Ma cosa che posso fare? Posso sempre dirvi che fa così. E vedete che è decrescente. Chiaro che è decrescente. Ma cos'è che fa? Continua a cambiare, adesso ve l'ho già detto, concavità. Prima, mentre quella originale che avete disegnato voi ha la concavità tutta rivolta verso il basso e l'altra tutta rivolta verso l'alto, la mia continua a cambiare. E quindi adesso dobbiamo cercare di capire, una volta che abbiamo eliminato quella che va su e giù, quella l'abbiamo buttata via, per quale motivo disegniamo quella bella liscia e non quella rugosa che ho messo lì. Torno intanto. Ok,
Allora, un altro esercizietto di ripasso. Allora, dominio, segno, limiti, derivata, segno della derivata, senza pietà, proprio. Ci siamo? Quando vi siete ripresi, partiamo. Dominio, facilissimo, non devo neanche fare i conti, dominio di F... x maggiore di 0 strettamente, perché ho un prodotto di due funzioni, ok? E quindi tutte le funzioni hanno il logaritmo, quindi l'argomento del logaritmo deve essere maggiore stretto di 0. Come lo scriviamo a livello di intervalli? 0 escluso più infinito. Così abbiamo anche ripassato come si scrivono gli intervalli su Moodle. Poi adesso mi serve cosa? Il segno di questa funzione, logaritmo di x più 1 per logaritmo di x maggiore o uguale a 0. A qui questo mi è utile perché mi ricorda che quello che avevo fatto con le frazioni, le disequazioni fratte, lo posso adesso fare con i prodotti. Ho due fattori e studio il primo maggiore o uguale a 0, il secondo maggiore o uguale a 0, faccio il prodotto tra i segni e ho trovato il segno del prodotto. Ok? Quindi 1 logaritmo di x più 1 maggiore o uguale a 0, 2 logaritmo di x maggiore o uguale a 0. Questo mi dà logaritmo di x maggiore o uguale a meno 1, e cioè x maggiore o uguale di 1 su e. Tutti d'accordo? Ci siete? Perché ho applicato la funzione esponenziale da una parte all'altra, da una parte mi ha cancellato il logaritmo, dall'altra e alla meno 1 fa 1 su e. Qui invece abbiamo logaritmo di x maggiore o uguale a 0, applico la funzione esponenziale da una parte all'altra e ottengo x maggiore o uguale di 1 e alla 0 fa 1. Segni. Quindi abbiamo 1, 0 e 1 su e. Quindi, vediamo un attimo. X maggiore o uguale a 0, scusate, x maggiore o uguale di e, x maggiore o uguale di 1 su e. Quindi qui, aspetta che lo facciamo bene. Qui è 0, qui è più, qui è più, qui è meno, qui è meno. X maggiore o uguale di 1, quindi qui è 0, qui è più, qui è meno, qui è meno, qui è meno. D'accordo? Prodotto. Quindi più, più, meno, più. Quindi dove la funzione è positiva? Dove la funzione è positiva? Non ho capito? Prova. Per x minore di 1 fatto e per x maggiore di 1. Maggiore o uguale. Ti sei d'accordo? Bravissimo, bravissimo. Occhio, occhio, ok, allora faccio posto da qua, perché non ho sbagliato, qua non ho sbagliato assolutamente l'esame. Occhio, ricordate, vi dico sempre, dovete intersecare la positività, il risultato con il dominio della funzione. Quindi qui, per essere precisi, vedete, io me l'ho fatta così, ma avreste dovuto tirarmi qualcosa di pesante sulla testa, perché qua non c'è la funzione e neppure qua,
Alla vostra collega era venuto un barlume di verità, ha detto, e lo zero lo prendiamo o no? Boh, non lo so. Era proprio lì, lo zero non lo prendiamo, neppure tutti gli altri, perché il dominio abbiamo detto che è zero è infinito. Quindi è positiva. Scriviamolo bene con gli intervalli. È positiva tra 0 escluso, virgola, attenti, maggiore o uguale. L'1 su E lo prendo o no? Perché lo prendo? Perché 0 mi dà funzione, ok? Unito, 1, più inf. È possibile questo come risultato? Questo sì. Mi raccomando, l'1 su E è ammissibile, ok? 1 fratto E, perché è un numero. Come fosse 1 fratto 2, 1 fratto 5, ok? Riusciamo a scriverlo con una frazione. Quindi quello lì è un risultato ammissibile. Mi avete seguito tutti? Quanti limiti dobbiamo fare? 4 o 2? 4 o 2? Cos'è che vi ho detto? Punti di accumulazione del dominio che non appartengono al dominio. E cioè, quali sono che non appartengono al dominio? Sono 2 più infinito. Con gli altri stiamo sparando quel bazooka sul passerotto. E cioè, qui so che la funzione esiste e vale 0. Non faccio il limite. Qui la funzione esiste e vale 0. Non faccio il limite. Vedete che si vede? Ok? Gli altri due sono limiti da fare. Quindi, limite per x che tende a 0 più di logaritmo di x più 1 per logaritmo di x. Chi mi aiuta? 0 più. Quanto fa? Vai, spara. Meno infinito più 1. Meno infinito. Per meno infinito. Infinito. Non c'è neanche il tempo per sprecare energia. Limite per x che va a più infinito. Vi assicuro che dopo vi faccio vedere cosa succede quando scrivo queste robe. Quanto fa? Più infinito più 1 fa più infinito. Più infinito per più infinito. Anche qui, risorse del pianeta sprecate. Ci siamo, ragazzi? Quindi, la nostra funzione è fatta così. Abbiamo 1 su E, 1, qui l'animale non esiste, e neanche qua. Dov'è che è positiva? È positiva qui, qui e qui, e si annulla qui, qui, qui e qui. Va che roba. Ci siamo? Benissimo, adesso mi verrebbe facile fare sta roba qua, giusto? Ma voglio essere sicuro e in particolare vorrei sapere qual è il punto di minimo di questa funzione. E quindi la deriviamo e ci studiamo il segno. Allora, derivata di un prodotto è il prodotto delle derivate, giusto? No! Io ho provato, ma siete astuti come le faine. Allora, derivata della prima per la seconda non derivata. Più la prima per la derivata della seconda. X ln di x più ln di x più 1 maggiore o uguale a 0. Il denominatore è sempre positivo perché stiamo nel dominio della funzione. Quindi 2 logaritmo di x più 1 maggiore o uguale a 0. 2 logaritmo di x
maggiore o uguale di meno 1, logaritmo di x maggiore o uguale di meno 1/2 e x maggiore o uguale di 1 fratto la radice quadrata di e. Siamo? Quindi la funzione è crescente dove tra 1 fratto radice di e, virgola, più infinito. È un risultato ammissibile su Moodle? No, solamente 1 su e sì, ma radice quadrata di logaritmo di non esistono mai nelle soluzioni. Ok? Noi ce la mettiamo nel nostro grafico e la radice quadrata di e sarà più o meno qua. Uno fratto radice quadrata di e. Se ci pensate la radice è un po' più piccola, ok, quindi della x, quindi mi compensa qui. Ci siete? Quindi guardate. Guardate la funzione. Di qui va su, di qui va giù. Infatti la derivata prima qui è negativa e qui è positiva. Non si vede una mazza? Eccolo là. Ok? Allora, guardate. Questo è il punto, 1 su radice di... È chiaro che 1 su radice di e è più grande di 1 su e? O lo fate con la quadrice adesso, oppure mi ascoltate un secondo, guardate. Radice quadrata di un numero più grande di 1 è sicuramente più piccola del numero stesso. Ok? Radice quadrata di 4 fa 2... più piccolo, e quindi questo è più piccolo e quindi vuol dire che divido per meno e quindi è più grande. Ti ho convinto? Quindi è molto grande. E quindi osservate come abbiamo trovato che la derivata è positiva da qui in poi, quindi se la derivata è positiva la funzione è crescente, dove la derivata è positiva e negativa la funzione è decrescente, decresce e cresce, questo è un punto di minimo. Per l'esattezza vedremo domani che questo si chiama punto di minimo globale per la funzione, se volete minimo globale stretto. Domani andremo a capire cosa significa punto di massimo e punto di minimo locale e globale per la funzione. Io direi che vi abbandono e vi regalo 3 minuti di vita. Mi raccomando, ragazzi, mi tolgo domani l'orario, ok? Mi raccomando.